un resoconto delle festività natalizie. A Pescara l'assessore al commercio e ai grandi eventi, Giacomo Cursi, fa un bilancio delle attività messe in campo per la città. Sicuramente dei risultati importanti per quanto riguarda l'ordine delle presenze, l'animazione in quello che definiamo il centro commerciale naturale. Abbiamo messo in campo diverse iniziative, a partire da Lucida Artista, quindi questo evento diffuso sulle luminarie, e il videomapping, il festival del videomapping in Piazza Salotto, che ha già fatto riscontrare un risultato molto elevato dal punto di vista del gradimento qualitativo e tante presenze anche nel periodo e nei giorni di Natale e Santo Stefano, e poi tanti micro eventi tesi ad animare la funzione del centro commerciale naturale e a rigenerare l'attrattività nel periodo natalizio. Pescara non aveva mai avuto un evento diffuso in tutto il mese di dicembre, quest'anno dobbiamo dire che ci siamo attrezzati per far sì che quello che definiamo centro commerciale naturale potesse ospitare anche dal punto di vista degli eventi e dell'attrazione tantissime persone, tutto questo unito ad un'offerta commerciale di qualità. Attesa poi per il concerto del 31 dicembre, che vedrà esibirsi in Piazza Salotto dei Big. A calcare il palco ci sarà Pau con i suoi Negrita. L'evento è stato segnalato da Trivago tra le top 10 dei migliori appuntamenti di San Silvestro. Il 31 sera a partire dalle 23, un concerto importante, siamo stati selezionati da Trivago tra le 10 top città italiane appunto per i festeggiamenti di Capodanno e per le festività natalizie. Noi crediamo di aver fatto un buon lavoro unitamente ai commercianti e a tutti quelli che hanno creduto in questa progettualità che si è rivelata importante per le presenze ma anche per i numeri che sta facendo registrare.